Bentornati, pace e bene. Oggi 11 ottobre ricordiamo San Giovanni XXIII, Papa, colui che ricordiamo come il Papa buono. Ascoltiamo. Conosciuto come il Papa Buono, Angelo Giuseppe Roncalli è stato uno dei pontefici più amati del Novecento. La sua vita sbocciò in un piccolo paesino del Bergamasco, a Sotto il Monte, il 25 novembre 1881. Era molto intelligente e terminò le scuole velocemente, tanto che in seminario era il più giovane della sua classe. A 19 anni aveva completato i corsi, ma per la legge ecclesiastica non poteva essere ordinato sacerdote prima dei 24 anni, così fu mandato a Roma per laurearsi alla Gregoriana. Divenuto prete, rimase per 15 anni a Bergamo come segretario del vescovo e insegnante al seminario. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale fu chiamato alle armi come cappellano militare. Nel 1921 Roncalli è a Roma e successivamente viene inviato in Bulgaria e in Turchia come visitatore apostolico. Iniziava così la sua carriera diplomatica. Nominato nunzio a Parigi nel 1944, diventa patriarca di Venezia nel 1953. Il 18 ottobre 1958, a 77 anni di età, fu chiamato a succedere a Pio XII sul soglio di Pietro. Già nel primo radiomessaggio dopo le elezioni sono presenti i temi che caratterizzeranno i suoi anni di pontificato: la libertà dei popoli, la fine della corsa agli armamenti, la pace, l'ecumenismo e soprattutto l'affermazione della natura pastorale del suo ministero. Moltiplicò i contatti con il clero e con i fedeli tramite le visite alle parrocchie, agli ospedali, alle carceri. Instaurò anche un nuovo rapporto con i fedeli e con il mondo, convinto che pur nella fedeltà alla dottrina dovesse prevalere il volto materno della Chiesa, che cerca la vicinanza piuttosto che accentuare i contrasti. Ma l'espressione più grande dello stile pastorale di Papa Giovanni XXIII fu il Concilio Vaticano II, un'assise che segnò la storia della Chiesa, uno spartiacque per la teologia, la dottrina e la pastorale. Iniziato l'11 ottobre 1962, Giovanni XXIII ebbe a dire: «Quanto al tempo presente, la sposa di Cristo preferisce usare la medicina della misericordia invece di imbracciare le armi del rigore. Pensa che si debba andare incontro alle necessità odierne, esponendo più chiaramente il valore del suo insegnamento, piuttosto che condannando». La sera di quel giorno, Giovanni XXIII, affacciandosi dalla finestra del suo studio, pronunciò le parole che hanno commosso intere generazioni di persone, non solo cristiani. «Tornando a casa troverete i bambini», disse. «Date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del Papa. Troverete qualche lacrima da asciugare, dite una parola buona. Il Papa è con noi, specialmente nell'ora della tristezza e dell'amarezza». La malattia, nel frattempo sopraggiunta, non gli impedì di partecipare alla prima fase dei lavori del Concilio. Sorella Morte lo chiamò il 3 giugno 1963. Giovanni XXIII, un papa che è rimasto nei cuori di tantissimi e tantissimi fedeli, ci ha lasciato qualcosa che è anche attinente al contesto che viviamo qui su Padre Pio TV, just today diciamo noi, solo oggi, appena oggi. Vediamo che cosa ci consiglia lui da fare solo per oggi. Solo per oggi cercherò di vivere alla giornata, senza voler risolvere i problemi della mia vita tutti in una sola volta. Solo per oggi avrò la massima cura del mio aspetto, vestirò con sobrietà, non alzerò la voce, sarò cortese nei modi, non criticherò nessuno, non cercherò di migliorare o disciplinare nessuno tranne me stesso. Solo per oggi sarò felice nella certezza che sono stato creato per essere felice non solo nell'altro mondo, ma anche in questo. Solo per oggi mi adatterò alle circostanze, senza pretendere che le circostanze si adattino ai miei desideri. Solo per oggi dedicherò 10 minuti del mio tempo a sedere in silenzio, ascoltando Dio. Ricordando che come il cibo è necessario alla vita del corpo, così il silenzio e l'ascolto sono necessari alla vita dell'anima.
solo per oggi compirò una buona azione e non lo dirò a nessuno. Solo per oggi mi farò un programma. Forse non lo seguirò perfettamente, ma lo farò e mi guarderò da due malanni, la fretta e l'indecisione. Solo per oggi saprò dal profondo del cuore, nonostante le apparenze, che l'esistenza si prende cura di me come nessun altro al mondo. Solo per oggi non avrò timori. In modo particolare, non avrò paura di godere ciò che è bello e di credere nell'amore. Posso ben fare 12 ore, ciò che mi sgomenterebbe se pensassi di doverlo fare per tutta la vita. Allora, just today, oggi sulla scia dell'insegnamento anche di San Giovanni XXIII Papa, cerchiamo di concentrarci su questa giornata e il peso di tante cose diventerà veramente piccolissimo. Papa buono, San Giovanni XXIII, prega per noi.